Prego, Assessore Meleo, per 5 minuti ne ha facoltà. Sì, grazie consigliere per questa interrogazione su un tema sul quale forse c'è ancora un po' di, chiamiamola, confusione. Per questo faccio una breve sintesi di quello che è successo dal 99 ad oggi. Nel vecchio PGTU, quindi deliberato nel giugno del 1999, si era previsto che la gestione della sosta per il personale iscritto come guardia macchine nei registri dei Ministeri ambulanti del Comune di Roma o di altro comune poteva essere consentito soltanto nel territorio ex AGRA, quindi al di fuori del grande raccordo anulare. Successivamente sono intervenute delle altre delibere, una di Consiglio del 2002, in cui si è stabilito di consentire entro il dicembre di quello stesso anno l'attività di guardia macchine anche all'interno del GRA. È stato, in quali modalità? È stato allora dato mandato ai municipi di individuare entro i successivi 30 giorni, all'adozione di questa delibera, le aree interne quindi al GRA e ma esterne all'anello ferroviario per l'esercizio di questa attività. Successivamente un'altra delibera di giunta ha individuato, quindi ha approvato, le modalità operative dell'attuazione di questa precedente delibera del Consiglio Comunale. Successivamente poi, con un'altra delibera di Consiglio Comunale 216 del 2005, è stata modificata la deliberazione del 2002 e in particolar modo è stato quindi consentito ai municipi di individuare entro i successivi 60 giorni, riporto testualmente, aree attualmente non parcometrate, con apposito atto deliberativo, rispetto alle quali si procederà, mediante avviso pubblico, all'affidamento del servizio di gestione della sosta a tariffa, con gli eventuali interventi per l'adeguamento a norma delle aree. Quindi, da questo è seguita la deliberazione in cui, diciamo, dopo questa deliberazione è stato previsto un parere preventivo circa quindi l'opportunità di procedere alla tariffazione della sosta da parte del Dipartimento, qualora evidentemente le aree ricadessero in una situazione di interesse urbanistico. Ciò detto, siccome la situazione non si sbloccò all'epoca, fu emanata una nuova deliberazione di Giunta Comunale, la 181 del 2013, con la quale si è consentita ai municipi di individuare entro i 120 giorni successivi all'esecutività di questa delibera ulteriori aree non parcometrate con apposito atto deliberativo, quindi secondo le disposizioni previste dall'intervento del 2005. Rispetto a quest'ultima deliberazione, si fa notare che nessun municipio di Roma Capitale ha trasmesso al Dipartimento Mobilità e Trasporti una richiesta di parere sulle aree eventualmente individuate all'interno di zone di particolare rilevanza urbanistica o comunque all'interno dell'anello ferroviario. Allo stesso modo, il nuovo PGTU del 2005 non ha dato indicazioni riguardo a queste figure e anzi non fa alcun riferimento alla gestione della sosta da parte del personale iscritto appunto come guardia macchina nei registri dei Ministeri ambulanti del Comune di Roma. Vengo quindi al punto della sua interrogazione. In data 11 ottobre il Dipartimento Mobilità ha effettivamente ricevuto con una nota da parte del Municipio II una richiesta di parere di competenza relativamente alle aree non parcometrate da destinare appunto all'attività di guardiania, ai sensi della delibera 8 del, 181, scusate, del 2013. Il Dipartimento poi risponde con una nota del 18 ottobre 2016 in cui rappresenta al Municipio II quanto segue, vale a dire che più volte nel Un corso attimo degli solo, ultimi Assessore, anni. chiedo ai cittadini presenti cortesemente di fare silenzio perché si fa fatica a sentire la risposta dell'Assessore. Chi deve parlare può andare fuori, cortesemente. Quindi il Dipartimento, dicevo, risponde con una nota del 18 ottobre in cui rappresenta al Municipio II che più volte nel corso degli ultimi anni ha specificato come le aree individuate ricadessero negli ambiti di tariffazione della sosta previsti nella nuova disciplina della sosta tariffata su strada, approvata con deliberazione di Giunta Comunale 257 del 2008 e come pertanto fossero soggette alla tariffazione estensiva prevista dalla delibera succitata. Quindi di fatto erano già zone parcometrate o comunque parcometrabili, per cui non riconducibili, non cedibili all'attività di guardiania di queste persone. E poi comunque il Dipartimento dice: guardate, voi richiamate la delibera di giunta 181-2003, ma in realtà sono scaduti i termini di 120 giorni previsti dalla delibera dell'Eurac, per cui questa è stata la risposta al primo quesito.
Successivamente c'è da dire anche che la storia attuale si rilevano anche delle criticità in merito agli schemi contrattuali di affidamento adottati poi dagli stessi municipi, in quanto gli stessi non possono essere replicati sia alla luce dell'articolo 7,7 del Codice della Strada, sia alla luce delle richieste formulate dalla Corte dei Conti in materia di agenti contabili. C'è poi da dire che per alcuni di questi soggetti, ad esempio quelli che guardavano Piazzale Maresciallo Giardino, l'affidamento è durato per oltre un decennio quindi in totale violazione delle regole di evidenza pubblica, della normativa sopravvenuta in materia di contratti pubblici. Per cui è chiaro che mantenere in proroga il Municipio Secondo un servizio che era già stato affidato in maniera irregolare rispetto a quello che ci dice il Codice è piuttosto complicato. Però, comunque, su invito del Municipio Secondo, per il giorno 1 dicembre 2016 è prevista una riunione congiunta al fine di chiarire questa situazione e di fornire le necessarie delucidazioni.